Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach Umberto Miletto. Allora, oggi parliamo di forza e andiamo a citare le 5 leggi fondamentali dell'allenamento della forza. Per far questo vado a chiamare in causa il mitico Tudor Bompa, che viene considerato un po' il padre della periodizzazione dell'allenamento sportivo, e nel suo manuale, per l'appunto, che prende il nome di periodizzazione dell'allenamento sportivo, c'è un capitoletto in cui, quando parla della periodizzazione della forza, va a citare queste 5 leggi fondamentali dell'allenamento della forza. E quindi oggi parliamo di queste. Io ho il libro sotto mano, così prenderò un po' le parole di Tudor Bompa per andare a descrivere quali sono queste leggi fondamentali che sarebbe bene rispettare, questi 5 punti, per andare ad allenare la forza in maniera ottimale. Perché mi accorgo che ci sono tanti trainer, tanti amanti dell'allenamento che, nonostante siano ben chiari quali sono le basi su cui si fonda l'allenamento della forza, vanno a trascurare questi punti. Quindi è sempre bene, a parer mio, andare a rinfrescarli. Questo può essere utile per i laureati in scienze motorie, per i personal trainer o per gli amanti dell'allenamento che vogliono approfondire la loro conoscenza di questa materia. Quindi questo è un libro bellissimo da andare a leggere e meno indicato per chi pratica prettamente palestra e bodybuilding. Può essere più, diciamo, utile a quelle persone che magari si occupano di più di performance atletica, praticano qualche sport e ovviamente nell'abbinamento al vostro sport praticate un allenamento muscolare per andare a migliorare la vostra prestazione. Però partiamo subito col dire che ogni programma di potenziamento muscolare dovrebbe rispettare le 5 leggi fondamentali dell'allenamento al fine di facilitare l'adattamento, limitando nello stesso tempo i rischi di lesione negli atleti. Ciò vale in modo particolare per gli atleti più giovani o per quelli che si stanno avvicinando al mondo dell'allenamento muscolare. Legge numero 1. Sviluppo della mobilità articolare. Gran parte degli esercizi per il potenziamento muscolare utilizza la massima capacità di movimento delle articolazioni principali, specialmente ginocchia, caviglie, anche spalle. Una buona flessibilità degli arti previene distorsione, dolore a ginocchia, gomiti ed altre giunture. Tutti gli atleti, specialmente principianti, prima di iniziare ad utilizzare dei carichi abbastanza importanti, devono avere una buona mobilità, una buona flessibilità su tutte le articolazioni principali del nostro corpo. Legge numero 2. Rafforzamento dei tendini. Anche questo è importantissimo. La forza muscolare migliora più rapidamente rispetto alla forza dei tendini e dei legamenti. Un uso errato e improprio del principio di specificità o la mancanza di una pianificazione a lungo termine inducono molti allenatori ed istruttori a trascurare un completo rafforzamento dei legamenti. Tendini e legamenti vanno invece potenziati attraverso un adattamento anatomico adeguato, motivo per cui prima di fare dei protocolli specifici per lo sviluppo della forza massima vengono eseguiti dei mesocicli in cui si lavora con dei carichi più bassi, chiamiamoli carichi di avvicinamento, poi i mesocicli più prettamente dedicati alla forza, per riuscire a preparare tendini e legamenti ai carichi più pesanti. Questo è molto importante. Legge numero 3. Sviluppo della forza del tronco. Braccia e gambe possiedono la stessa forza del tronco. Un tronco poco sviluppato costituisce un supporto debole per gli arti sottoposti a sforzi intensi. Un programma di allenamento volto ad aumentare la forza dovrebbe quindi innanzitutto coinvolgere i muscoli del tronco e solo in seguito dedicarsi a gambe e braccia. I muscoli del tronco agiscono infatti da ammortizzatore nei salti, nei rimbalzi, negli esercizi di piegamento e stabilizzano il corpo rappresentando il collegamento tra gambe e braccia. Muscoli del tronco deboli non sono in grado di svolgere questo ruolo essenziale, limitando così la capacità di prestazione degli atleti. Molti di questi muscoli sembrano essere composti in gran parte da fibre a contrazione lenta che, poiché devono fare da supporto a braccia e gambe, si contraggono costantemente ma non sempre in modo dinamico, creando così un solido supporto per l'attività di altri gruppi muscolari.
Quindi muscoli del tronco, muscoli addominali, muscoli dorsali, iliopsoas, tutti quei muscoli che sono veramente fondamentali quando andiamo a sviluppare forza, come dice appunto il Bompa, con gli arti superiori e con gli arti inferiori. Pensiamo allo squat, pensiamo al military press, eccetera, eccetera. Legge numero 4, sviluppo degli stabilizzatori. Anche questo punto è fondamentale perché i muscoli primari lavorano con maggior efficacia se coadiuvati da forti muscoli stabilizzatori o fissatori. Gli stabilizzatori si contraggono soprattutto isometricamente per mantenere ferma una zona del corpo, in modo tale da permettere il corretto movimento di un'altra parte del corpo. Per esempio, le spalle durante le flessioni dell'avambraccio rimangono immobili, mentre nel lancio di una palla sono gli addominali a fungere da fissatori, eccetera. Quindi è importante cercare di lavorare bene e cercare di andare a sollecitare in maniera corretta tutti gli stabilizzatori. Ovviamente, in base agli esercizi che andate a fare, andate a vedere gli stabilizzatori che intervengono e magari andate a fare dei lavori aggiuntivi per questi muscoli. Legge numero 5. Allena i movimenti e non i singoli muscoli. Questo tutti i preparatori lo sanno. Questa è un po' la grossa differenza da chi vuole allenare, che ne so, solo il petto e quindi pensa che solo gli esercizi per il petto specifici permettano di migliorare il petto, quando invece bisogna cercare di andare ad imparare dei movimenti che coinvolgono più articolazioni, no? Gli atleti dovrebbero evitare un allenamento rivolto ai muscoli isolati, come avviene spesso in alcuni esercizi del bodybuilding. L'obiettivo del potenziamento muscolare, infatti, è quello di riprodurre i movimenti tecnici e specifici richiesti in determinati sport. Come dicevo, questo libro è molto specifico per la preparazione atletica e di supporto ai vari sport, quindi punta appunto di più sui movimenti, perché lavorando sui movimenti e non sui vari muscoli, andiamo a migliorare tutta la catena cinetica del movimento e quindi è sicuramente un lavoro più congeniale per la pratica poi di determinate attività sportive. Le prestazioni atletiche sono fatte di movimenti complessi che si susseguono secondo un ordine preciso, detto catena cinetica. Catena di movimenti. Un salto per afferrare una pala, ad esempio, prevede la seguente catena cinetica: estensione delle anche, quindi estensione delle ginocchia, ed infine estensione delle caviglie, durante la quale i piedi fanno forza sul suolo al fine di sollevare il corpo. Quindi è molto importante rispettare queste cinque leggi per cercare di andare a lavorare al meglio sugli esercizi fondamentali che andremo a sfruttare per andare a fare la forza. Ecco, questi suggerimenti non valgono solo per chi pratica poi uno sport, ad esempio uno che gioca a tennis e fa un allenamento muscolare per migliorare le sue capacità poi prestazionali nel tennis, ma vale anche per chi frequenta una palestra e si allena per stare bene. Andando a scegliere, a rispettare queste cinque leggi fondamentali, andremo a fare un allenamento più sicuro. Tutto questo si ripercuoterà sul nostro fisico, ci farà stare più in salute e ci permetterà di progredire meglio nel corso dei nostri allenamenti. Quindi ascoltiamo il parere del grandissimo Tudor Bompa e cercate di rispettare questi 5 punti fondamentali per l'allenamento sulla forza. Ci vede sempre qua sul canale del coach Umberto Minetto e come sempre grazie e alla prossima. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!